Un personaggio del presepe dedicato a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato lo scorso febbraio al Cairo. È l'omaggio che il quartiere 2 ha voluto dedicare insieme agli artisti del gruppo Donatello nel presepe d'autore inaugurato a Villa Rivabene, sede del quartiere 2, dove è stato anche acceso l'albero di Natale. Quartiere molto rappresentato nel presepe. Sì, siamo rappresentati un po' tutti. Noi del consiglio di quartiere, lo staff di Villa Rivabene, ma anche tutti i commercianti della zona, insieme poi ai personaggi del presepe. Quest'anno abbiamo due personaggi importanti, nuovi. Uno è Patrick Zaki, realizzato a tempo di record dal gruppo Donatello nella persona dell'artista Enrico Vandelli, e l'altro è il medico Covid, che vuole ringraziare tutti i medici che stanno veramente facendo qualcosa di straordinario. Ecco, una curiosità è proprio chi era questo medico. Un ex presidente della Fiorentina, Diego della Valle. L'abbiamo rielaborato molto bene ed è venuto fuori un medico che rappresenta tutti quelli che si stanno dando da fare e impegnando per questo. Bello che oggi ci sia, secondo me, nel presepe anche Patrick Zaki, che oggi ha il processo in Egitto. Ecco, noi non vogliamo un altro caso, vogliamo che Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, ritorni in libertà.